Buongiorno, mi chiamo Angela Bruni, sono responsabile di redazione della Virgilio Cremona Editore, una piccola casa editrice indipendente che ricerca il nuovo e cerca comunque il classico, nel senso che noi tendiamo a pubblicare anche opere che sono già nel dominio pubblico proprio per riportarle alla luce. Il nostro obiettivo è quello di portare tutti alla lettura, anche le persone che come me sono non vedenti. Infatti il libro che ho in mano si intitola Omaggio a Louis Braille, in ricordo di Serafino Ferraris. Louis Braille è stato colui che ha inventato l'alfabeto per il quale noi non vedenti siamo in grado di leggere, scrivere e siamo in grado di laurearci, di suonare il pianoforte e di fare anche massofisioterapia e adesso addirittura la programmazione su computer. La nostra casa editrice vuole essere inclusiva a parole e non a fatti, scusate, e non a parole, nel senso che i nostri libri possono essere trasformati in carattere ingrandito, quindi con il corpo della scrittura più grande, e anche in audiolibri che vengono fatti con, in studi di registrazione e soprattutto comunque sono fatti da volontari, e però poi vengono messi naturalmente in modo che siano leggibilissimi e anche in stampa Braille. Quindi la nostra casa editrice si prefigge questo. Le nostre pubblicazioni in che cosa consistono? In tutti i generi che possano portare un messaggio di gioia, di solidarietà e possano insegnare qualcosa. Il libro che ho in mano insegna come vivono e come studiano i non vedenti, perché ci sono delle testimonianze anche di persone che hanno potuto fare carriera grazie all'alfabeto Braille, ma poi abbiamo libri di fiabe, perché ancora è necessario sorridere, perché altrimenti la vita diventa veramente troppo pesante. Quindi abbiamo un bel libro di fiabe che si intitola Un mondo magico, storie di una famiglia bislacca, in cui ci sono tre ragazzini che ne fanno di ogni. Abbiamo un libro sugli animali, sempre scritto da me, che si intitola Sono strani questi umani, racconti divertenti di animali intelligenti. In questo libro gli animali ci prendono in giro e si divertono molto a dire che loro si capiscono tra loro, che loro capiscono noi, ma noi non capiamo loro. La seconda sezione di questo libro è diciamo tutta incentrata sulla scuola dei cani guida, proprio perché il mondo dei non vedenti è molto importante per me. È importante che qualcuno che vede entri nel nostro bel mondo, perché il mondo dei non vedenti è un bel mondo. Un'altra cosa, un altro libro secondo me bello è I miei dolci anni 90, che è il racconto di una adolescente che vive negli anni 90 e vede tutte le persone che comunque fanno tantissime cose e questa persona non vedente viene lasciata fuori, viene isolata. Quindi è un po' un'accusa a questa indifferenza. Abbiamo poi romanzi, è un bel romanzo che si intitola Piazza Stoppani, è un romanzo dedicato agli imperfetti e ai disordinati, quindi va bene, un romanzo molto particolare, tratta di una persona un po' fascista, un po' comunista, un po' artista e un po' impiegato, che però cerca la sua strada. Libri sul bullismo, libri per le scuole, perché molti libri possono essere anche letti nelle classi. Io credo che una casa editrice debba avere proprio questo come obiettivo, portare la cultura in modo che le persone che leggono poi abbiano dentro di sé un messaggio, che qualcosa rimanga. Io credo che ogni persona che scrive
e che decide di pubblicare debba farlo proprio con questo tipo di intenzione, questo tipo di intenzione, con questa voglia. E noi accettiamo i manoscritti che abbiano la possibilità di dare tutto questo. La casa editrice Virginio Cremona Editore prende nome da un insegnante dell'Università Cattolica che ha insegnato anche, comunque è stato preside al liceo di Desenzano e poi ha insegnato all'Università Cattolica, è stato per mio marito insegnante di lettere e per noi come coppia insegnante di vita. Noi siamo sposati da 37 anni ormai e abbiamo fondato questa casa editrice dedicandola a quest'uomo che secondo noi ci ha insegnato veramente tantissimo.